ribadisco un concetto che ho sempre detto, sarà la giunta delle competenze, assessori competenti a ramo, politici, che diano la possibilità all'azione di governo di partire immediatamente. Consentitemi di ringraziare Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Raffaele Lombardo, Saverio Romano, Toto Cuffaro, per avermi sostenuto quel 12-13 di agosto, quando mi era giunta questa notizia, in un momento in cui pensavo che il mio percorso fosse quello di continuare a lavorare all'interno del Senato, al quale ho dato tanto ma che mi ha dato tutto. È evidente che questa vittoria si pone in sinergia con il vento che spira a favore del centrodestra, ma questa vittoria, secondo me, e ne sono certo, favorirà il popolo siciliano, perché i siciliani avranno un governo nazionale che si guarderà in sinergia con un governo regionale dell'altro. Ciò non significa che governi regionali e nazionali debbano, di aree diverse, debbano evitare il confronto. Significa comunque che il dialogo maggiore di carattere politico sulla condivisione di alcune scelte sarà più facile. Cito ad esempio quella del ponte. Il ponte lo vuole il centrodestra regionale, lo ha voluto sempre il centrodestra nazionale, quindi sarà una realtà ovvia e naturale. Io sarò il portavoce dei siciliani presso il governo nazionale, ma anche presso la conferenza Stato-Regione, alla quale mi sottrarrò. È un lavoro impegnativo, l'ho detto in campagna elettorale. Lavorerò con un obiettivo, quello di dare lavoro ai nostri giovani. Il lavoro si crea attraendo investimenti privati di gruppi che hanno chiesto, e spero torneranno a chiedere, di poter realizzare opere, stabilimenti, attività produttive, ai quali è stato detto un ni in passato. E noi lavoreremo perché sia detto un sì, facendo combaciare l'interesse dello sviluppo economico alla sostenibilità dell'ambiente. Ma dobbiamo guardare a questo punto, perché ormai il pubblico impiego ha dato tanto e con la digitalizzazione voi sapete che la richiesta di assunzioni, la richiesta di personale, di risorse umane si è notevolmente ridotta, perché prima quello che facevano in 10 adesso lo fanno in 5 per la semplificazione. Guarderò un progetto di semplificazione legislativa, perché non è possibile che un atto importante possa passare per 10 enti che diano la loro autorizzazione. Lavorerò perché si istituisca la conferenza dei servizi, e c'è un tavolo attorno al quale si siedono tutti gli enti, tutti gli uffici preposti a dare un parere, per darlo in quel momento e velocizzare il tutto. Punterò molto su questo aspetto, così come punterò anche sull'aspetto del controllo del Piano Nazionale di Resilienza. È un piano al quale guardiamo con grande importanza, per il quale si è prospettato da parte di qualcuno che in un governo di centrodestra si sarebbe paventata la possibilità di infiltrazione. Bene, io oggi dico, assumendo la responsabilità, che questo non ci sarà, ma a tutela di tutto, perché la mafia si inserisce nel potere, si inserisce in qualunque tipo di formazione governativa, centrodestra, centrosinistra, che istituirò, spero gratuitamente a chi lo vorrà partecipare, un comitato ristrettissimo di ex magistrati o ex personaggi delle forze dell'ordine di carattere inquirente, ristrettissimo, che dia un'occhiata, che verifichi l'andamento dell'attuazione del Piano Nazionale di Resilienza. Perché dobbiamo essere rigorosi, e chiederò a questi uomini di Stato di dare una mano alla Sicilia. Uomini di Stato possibilmente che non siano della Sicilia, quindi estranei al nostro territorio. Poi vedremo chi sarà disposto a dare una mano affinché questo piano importante venga attuato nel massimo della trasparenza, ma al massimo anche dei controlli, perché noi desideriamo che vengano fatti i controlli, non ci sottrarremo dai controlli. Il mio impegno, il mio desiderio è quello di vedere una Sicilia che si smuova, che esca dalle sacche di certo immobilismo, che non è riconducibile soltanto al fatto all'ultimo governo che ha governato bene. Ma quando mi trovo a Vittoria, in occasione della mia visita al mercato ortofrutticolo, e scopro che un finanziamento di 4 milioni deliberato 8 anni or sono non è stato ancora reso esecutivo, mi interrogo, e interrogo anche i miei figli, dove va questa Sicilia.
Chiederò, incontrerò tutti gli assessori, mi confronterò con loro per acquisire le notizie del loro mandato e chiederò agli assessori puntualmente di farmi un elenco di tutti gli impegni finanziari che poi non hanno dato luogo a progetti esecutivi, cantierabili e cantieri realizzati, perché voglio vedere un attimo, fare un esame a che punto di salute è lo stato della capacità di spesa della Regione.